fasci la testa quando cerchi degli alibi. Gli alibi non ci sono e quindi, ripeto quello che ho detto, secondo me quando prendi 4 gol, al di là che sia 4-2, è giusto che te ne vai a casa e mediti e cerchi di fare meglio. Il resto meglio non commentarle, non ha senso. Quindi testa fasciata non esiste, la testa fasciata è di quelli che si trovano degli alibi. E ci sono delle partite dove si incastra tutto bene, perché poi, come la vita, insomma, è una questione anche di piccoli momenti da leggere bene o male. Noi, secondo me, abbiamo reagito male, ho letto male un paio di situazioni, tutto là. E quindi, giustamente, una squadra forte ti castiga. Dopo il resto non è andato così male, sono d'accordo. Ma non è solo colpa dei difensori, anche quelli davanti che devono aiutare, davanti, in mezzo, non è solo colpa dei difensori. Troppo facile dire mai i difensori è... Cioè, è chiaro che i gol che prendi sono frutto sia di errori singoli che magari di errori di reparto, quindi gli errori ci sono stati sicuramente, però non è il caso di colpevolizzare Tizio, Caio, Sempronio. Quando si vince tutti, e quando si perde andiamo ad analizzare, però se tu guardi un'azione di un gol preso c'è una piccola responsabilità di tutti quelli che sono vicino alla palla, che tutti si può fare meglio. Gli si è incastrato tutto molto bene, quindi bravi loro. Noi non cerchiamo alibi, lasciamo stare il gol annullato, queste cose qua che non c'entrano niente, ricominciamo. Prendo in mezzo un po' tutto, io non sto lì a cincischiare, non è che mi piango addosso perché mi manca Tizio, mi manca Caio. Sicuramente se devi fare delle sostituzioni, anche perché qualcuno si rompe qualcosa durante la partita, sì, probabilmente sì. Sono tutti e due in ospedale, quindi è andata così, basta, ce la prendiamo, ce la mettiamo in saccoccia. Però ripeto, secondo me è giusto tutti non trovare degli alibi, andiamo avanti sereni e cerchiamo di capire cosa non ha funzionato in alcuni momenti, perché in altri momenti secondo me le cose hanno funzionato, e basta, senza farci dei, senza fasciarsi la testa, ecco. Quando prendi gol qualche errore lo fai, al di là della bravura loro, sicuramente è una compartecipazione di bravura degli avversari e di errori tuoi. È sempre così, non è solo in questo caso, quindi sicuramente andremo ad analizzare, ci sarà anche qualche errore di singolo o di reparto, come si diceva prima, ma né più né meno di altri. Diciamo che oggi praticamente errori ne hai fatti 3 e hai preso 4 gol, perché questo si può dire, per carità, bravissimi loro, però la realtà è questa, cioè, abbiamo fatto 3 errori e abbiamo preso 4 gol. Nel momento in cui eravamo convinti di provare a provare a pareggiarla, che sarebbe stata una gran cosa, abbiamo beccato il 4-2, quindi, però penso che anche tutti quanti, pubblico compreso, abbiano capito che la squadra ci ha messo veramente tutto, al di là di errori che bisogna andare ad analizzare, quindi quella è intanto la cosa da cui ripartire. Quello ci conforta e ci fa andare velocemente a domani a cercare di recuperare energie per andare a Terni, e fasciarsi la testa è una cosa che non fa parte del nostro modo di essere.